La prima domanda, il primo quesito su cui mi piacerebbe raccogliere il vostro impulso è come evitare la disintermediazione digitale, cioè come fare sì che questa duplicità, questa molteplicità non si traduca in una frattura. E comincerei da Davide. In 15 minuti? No, in 7, penso ah, tu. Ah, ok. Non... Allora parlerò velocissimo, nel senso, allora buonasera, sì, ringrazio per l'invito perché sicuramente è un'occasione per confrontarmi su questi temi su cui ormai c'è molto dibattito e nessuno sa veramente come prendere il toro per le corna, perché in realtà c'è talmente tanta carne al fuoco che è sempre difficile imporre la questione, strutturare la questione. Allora, io a causa del tempo limitato taglio le cose con l'accetta, quindi mi scuso per essere, diciamo così, brutale in alcune affermazioni. Allora, da sociologo dei media digitali in particolare, secondo me la questione della complementarietà si gioca su una frase. Lo spazio fisico e lo spazio digitale si rimandano l'un l'altro in un processo di risemantizzazione. Allora, questa è l'ultima volta che uso questa parola, lo prometto. Scusate, non volevo essere accademico a tutti i costi. No, perché lo potevo dire in poco tempo, ecco, e quindi ho usato una frase a effetto che, diciamo così, si poteva decostruire. Allora, in che senso risemantizzare? Dunque, una delle cose che mi ha sempre colpito alle origini di quando è arrivato il Wi-Fi come supporto delle aziende, no? Quando ha cominciato ad esserci dentro McDonald's, eccetera, eccetera, era una cosa che ho notato e che sulle prime non ci avevo fatto caso. Il Wi-Fi negli spazi pubblici, negli spazi privati, semipubblici, andava a popolare essenzialmente non luoghi. Cioè posti che non avevano una loro identità culturale, quindi erano stazioni di metropolitane, erano catene di fast food o similare, piazze praticamente anonime e così dicendo. E mi sono posto la domanda, perché si sente l'esigenza di mettere un'infrastruttura come il Wi-Fi in posti che, diciamo così, hanno una non identità culturale? Proprio per risemantizzarli, proprio perché con il Wi-Fi si poteva avere accesso a tutta una serie di contenuti, ma non del luogo, contenuti in cui il luogo diventava semplicemente uno spazio all'interno del quale consumare questi contenuti. Se mi passate l'analogia, è come quando tu entri in uno spazio dove ci sono dei libri, quindi una biblioteca, una libreria, e poi accedi ai tipi dei contenuti e quello spazio ti mette a disposizione. Quindi la tecnologia veniva utilizzata all'epoca più che altro come strumento per rendere più interessante uno spazio che di per sé non lo era. Però la cosa interessante è che diventava uno strumento di risemantizzazione, cioè quello che non puoi fare con dello spazio in cui sei in metropolitana lo puoi fare comunque collegandoti con internet, vedendo video, scaricando contenuti, accedendo ai social, cioè risemantizzando quello spazio. La cosa interessante è che questo tipo di strategia non avviene solo in questa direzione, ma anche nella direzione opposta. Allora, il digitale ha una caratteristica, il digitale come linguaggio attraverso il quale noi esprimiamo un contenuto. Il problema del digitale, a differenza del libro, a differenza di altri strumenti cognitivi, è che non è una forma. Il digitale, come si diceva una volta, e adesso si dice sempre di meno, è immateriale. E questo è un profondissimo problema, non è un vantaggio, perché nella dimensione materica sicuramente tu hai dei vincoli all'interno del quale puoi inscrivere un contenuto, la lunghezza delle pagine, e quindi ovviamente avendo dei vincoli c'hai anche delle opportunità, no? Perché se tu sei bravo puoi trasformare un libro in qualcosa di interessante. Io penso ai lavori fatti dal gruppo Ulipo, no? Nella letteratura combinatoria, non era la narrazione era sequenziale ma solo all'apparenza, penso a Perec, penso a Calvino, no? Quindi il limite del libro si trasformava improvvisamente in uno strumento di esplosione combinatoria. Invece il digitale, sostanzialmente, i contenuti digitali, non avendo coordinate, non avendo uno spazio, una loro matericità, hanno bisogno di rifarsi a metafore fisiche, a metafore concrete per poter esprimere senso. La dico in un modo, diciamo così, meno altisonante. Se io ho a mia disposizione uno spazio digitale all'interno del quale io devo attribuire senso, ovviamente io tendo a ricostruire le esperienze degli spazi a cui sono abituato.
la cosa più banale in assoluto. Quando si cominciano a collegare internet nella fase di ARPANET, nella prima fase, no? Qual è il primo servizio che venne in mente alle persone? La posta elettronica, il primo servizio in assoluto. Perché la domanda era, ma mo che abbiamo i computer collegati tra di loro, che cosa ci facciamo al di là di spostare enormi quantità di informazioni all'epoca essenzialmente di tipo militare? Cominciamo a comunicare e poi, per inciso, il primo newsgroup, il primo gruppo, diciamo così, di utilizzo delle email con cui si scambiava un'informazione, dato che erano tutti nerd fondamentalmente, era un gruppo che si ispirava a Star Trek, quindi uno dei gruppi non professionali di ARPANET per chiacchierare utilizzando la posta elettronica parlavano di Star Trek. Questo per dire appunto come poi gli immaginari tendono a collidere all'interno, tendono più che a collidere, a convergere all'interno di uno spazio, appunto, dicevo, di risemantizzazione. Quindi sostanzialmente anche il digitale ha bisogno di avere, chiamata come vi pare, una volta si diceva storytelling, no? Tu hai bisogno di una narrazione per attribuire senso ad un contesto digitale. Su questi videogiochi sono stati bravissimi. A me viene in mente per esempio quanto ha fatto per la sensibilizzazione della cultura rinascimentale, non tanto i musei che parlano di rinascimento, ma Assassin's Creed 2. Cioè quello che ha fatto Assassin's Creed 2 per la cultura rinascimentale, non credo che abbia, come fanno poi i film, no? Nel senso, perché poi Assassin's Creed c'ha una componente molto, diciamo così, molto cinematografica, ovviamente come fanno i film, no? Cioè tu magari quel posto non gli dai in particolare valore, o quel tipo di periodo storico non gli dai in particolarmente valore, poi improvvisamente vedi un film che parla di quella roba e improvvisamente capisci che forse vale la pena saperne un pochettino di più. Allora, questo per dire cosa? Questo per dire sostanzialmente che la dimensione di complementarietà tra lo spazio fisico e lo spazio digitale non è qualcosa che va imposta, ma è un'opportunità di entrambi gli spazi. Perché fondamentalmente l'oggetto culturale c'ha un problema barra vantaggio, che fondamentalmente è un grumo di senso condensato. Cioè, nel senso, quando io mi avvicino a un libro, io posso prendo la cosa più semplice. Quando io mi avvicino a un libro, sostanzialmente, io mi avvicino ad un testo di cui c'è un titolo e quindi posso riconoscere dal titolo il contenuto. Ma se io ho conoscenza dell'editoria, se io ho conoscenza della narrativa, eccetera, eccetera, io riesco ad attribuirgli senso a quel libro in maniera multidimensionale. L'autore è un importante, la casa editrice è raffinata, cioè posso cominciare a diventare un estimatore di quell'oggetto culturale, un po' come si fa col vino quando lo annusi, ipotizzando che tu abbia delle competenze per riuscire a distinguere i bouquet che viene nascosto all'interno di quel tipo di calice. Ecco, questo è lo stesso meccanismo. Cioè, l'oggetto culturale, dato che è un grumo di significati condensati, proprio con lo strumento digitale, questa specie di grumo può esplodere, no? Io, la cosa che mi viene in mente, no, è l'esperienza della, diciamo così, della tecnologia utilizzata appunto come nella realtà aumentata, no? C'è uno spazio fisico che ha delle informazioni, poi sovrapponendoli col telefonino, quindi avendo un layer, uno strato informativo superiore, tu gli puoi mettere delle altre informazioni. Come si fanno per esempio nell'ipotesi di Smart City, no? Smart City dovrebbe andare in quella direzione. Quindi la cosa interessante, secondo me, è proprio questo, è sia lo spazio fisico che lo spazio digitale. Lo spazio fisico perché ha vincoli, e quindi ha bisogno che questi vincoli vengano rotti, e sia lo spazio digitale che non ha vincoli, ma ne ha necessità per esprimere l'opportunità, la dimensione di complementarietà è molto più forte di quello che sembra, anche per un motivo proprio di esperienza. Perché lo spazio fisico può aumentare la sua esperienza diventando un iperspazio fisico grazie alle opportunità permesse dal layer digitale. A sua volta il layer digitale, variamente declinato, può utilizzare metafore esperienziali, che ne so, la metafora della piazza, la metafora della biblioteca, immaginate tutte le metafore che utilizzavamo quando dovevamo descrivere internet alle origini a persone che lo conoscevano poco. Cos'è internet e la biblioteca? Però è anche una piazza, ma però è anche un'altra cosa, quindi non c'era una metafora che si adattava perfettamente. Quindi sostanzialmente anche lo spazio digitale in quanto immateriale ha bisogno di una metafora che lo esprima, che è una dimensione simbolica, perché poi la metafora questo fa, e questa dimensione simbolica serve per esprimere l'opportunità che lo spazio riesce a creare. Questa componente, secondo me, è la componente strategica quando si utilizza spazio fisico e spazio digitale per far dialogare la cultura, a qualunque livello, sia il bene culturale classicamente inteso che la cultura in senso come dimensione esperienziale, perché solo in questo modo secondo me si può evitare quello che è il meccanismo di disintermediazione, cioè faccio questo perché non devo andare in quel posto, oppure vado in quel posto perché il digitale non lo so usare. Questo ormai è un livello che è stato superato, grazie per colpa e viva alla pandemia. La pandemia ci ha dimostrato che noi possiamo vivere esperienze
complesse, anche in contesti, diciamo così, di limitatezza fisica. Ovviamente io non mi auguro che ci sia un'altra pandemia, però sicuramente la pandemia ha fatto vedere che dello spazio, dell'interazione fra spazio fisico e spazio digitale si può trasformare non in una, in un out-out, ma in un'opportunità di valorizzazione di entrambi. Spero di essere stato in tempo. Sì, sì, no, perfetto. Io volevo richiamare proprio come esempio molto più secondo giro, perché non ci fermiamo qui, insomma, e vi ringrazio perché tra l'altro state tutti nei tempi, diciamo stiamo prendendo anche quei 2 minuti in più che avevamo tenuto di, diciamo per mantenere il ritmo, ma vi ringrazio perché ci state regalando tantissimi spunti. Secondo giro di tavolo, abbiamo capito come fondamentalmente non creare barriere, non creare vincoli, creare uno spazio, una fluidità. Però a questo punto è in chiave propositiva, una volta che non ho creato barriere, come riesco a rendere organica nella vostra prospettiva quella che è l'esperienza culturale, tra, in modo tale che si possa fare avanti e indietro tra spazio digitale e fisico? E ricomincerei il giro da Davide. Allora, rispetto a quello che ho, diciamo così, che ho tratteggiato prima, qua adesso invece vado proprio a ruota libera, nel senso che sono senza rete rispetto a questo tipo di ragionamento. Allora, l'idea che mi sono fatto, prima di tutto chiosare una cosa che ha detto David, perché sono assolutamente anch'io d'accordo sul fatto che il museo, o comunque l'oggetto culturale variamente declinato, che tu stai da un lato e quello sta dall'altro, secondo me è un modo novecentesco per intendere l'esperienza museale. Poi come questo si traduca in un'esperienza da hands-on, io per esempio nella mia esperienza proprio di appassionato di musei, ho sempre preferito i musei scientifici a quelli, diciamo così, di storia dell'arte, anche se sono appassionato di storia dell'arte, perché i musei scientifici comunque c'è qualcosa che dovevi toccare. Cioè una leva da sollevare, i vari musei leonardeschi che stanno per Roma, no? Una cosa da girare con la manovella, anche roba banale, però cavolo, potevi, su quella specie di totem dove tu andavi, pagavi un biglietto, accedevi ad una sala dove c'era sto totem, c'era magari qualcosa che ti permetteva questo totem di avvicinarti. Questa è una cosa che mi ha sempre affascinato, tra l'altro l'Exploratorium di San Francisco è una cosa veramente, cioè, come fare a rendere divertente concetti completamente astratti di fisica, chimica, biologia, è una cosa veramente, ma io sono di questo avviso, cioè che ci vuole questo tipo di approccio. Nel mio sogno più perverso, io sono un sociologo database, no? Mi occupo fondamentalmente di analisi dei dati o cose. Nel mio sogno più perverso è fare un manuale di sociologia dei dati pop-up. Avete presente i libri pop-up che si montano? È proprio il mio sogno, non solo perché sono un collezionista di queste tipologie di prodotti, ma soprattutto perché secondo me si fa un gran parlare di interattività, e quando uno pensa interattività la pensa solo digitale. In realtà l'interattività è un processo, è un design, anche la carta può essere assolutamente interattiva. Quindi nei miei sogni mostruosamente proibiti c'è la possibilità di fare un manuale di sociologia digitale, però pop-up, nel senso che non devi cliccare, che devi aprire il coso che ti si monta davanti, un'immagine, un concetto, eccetera, eccetera. Questo per dire cosa? Questo vuol dire che secondo me noi dobbiamo accedere, dato che noi, nell'ambito culturale bisogna costruire esperienze, ho detto non c'è più la mezza stagione, ho detto una cosa di una banalità terrificante, però la domanda a questo punto è su quale basi costruisci un'esperienza. Allora, la leva del videogioco secondo me è una leva potentissima, perché il videogioco ha due caratteristiche che lo rendono molto potente come medium. È la dimensione narrativa in un meccanismo però di meccanica, cioè ha delle regole rigidissime il videogioco. Infatti se tu sei un appassionato distingue perfettamente se nel gioco che stai giocando, se è un open world o se è un shoot 'em up, cioè tu, perché tu entri in quel gioco, tu interpreti un ruolo e sai quali sono le regole del gioco. Poi c'è le regole narrative che sono un'altra cosa, no? Su questo Call of Duty ha fatto un sacco di cose interessanti. Su questo Call of Duty ha fatto un sacco di cose interessanti. Ma la cosa, secondo me, è affascinante, che noi dobbiamo riprodurre un'esperienza culturale. L'esperienza culturale, secondo me, banalizzo, l'esperienza culturale, secondo me, è una componente di senso.
che rimane, diciamo così, dominante. Però poi c'è una componente di accesso a questo senso. E tu lo puoi fare in vario modo, per esempio, secondo me in un'esperienza contemporanea museale non puoi prescindere dalle tecniche cinematografiche, ma non perché devi riprodurre il film, ma perché il cinema ci ha insegnato a trasformare una narrazione lineare in una sequenza di immagini, no? Fondamentalmente. Cioè, tradurre un testo narrativo in un racconto per immagini richiede un po', la famosa frase che si usa quando fai il traduttore, tradurre e tradire, anche in questo caso tradurre e tradire, nel senso che se vuoi adattare ad un'esperienza di tipo coinvolgente, quella che è l'esperienza culturale di un qualunque fenomeno culturale, sia esso evento, opera d'arte, eccetera, eccetera, hai bisogno di tradirlo. Nel tradire devi bisogna capire qual è il meccanismo di continuità che c'è fra la dimensione narrativa e la dimensione esperienziale. Noi adesso l'abbiamo risolta sempre con lo storytelling, no? Perché stai a raccontare una storia, sì, col digital storytelling, perché stai a raccontare una storia col digitale, sì, grazie, ma a questo punto bisogna fare il passo avanti, cioè, perché il metaverso suona figo, non ci mette nessuno i soldi, ma va tanto di moda? Perché ha una componente immersiva, cioè tu nel metaverso devi giocare, rispetto alla dimensione biografica, no? Cioè tu devi costruirti un doppelganger o un avatar, e con questo doppio fondamentalmente agisci in uno spazio, che è la cosa che impari quando sei con Minecraft, quando sei con Fortnite, quando sei con Roblox, che io mi sono sempre chiesto come fa mia figlia a giocare con Roblox, perché ha una grafica terrificante, e poi vedendola giocare ho capito, perché la grafica è assolutamente circostanziale, quello che è interessante è la costruzione dell'avatar, proprio quello delle skin e tutta quella roba. Quindi la questione di immersività deve essere adattata al prodotto culturale, soprattutto all'esperienza e al bene culturale che stai veicolando. Quindi giocare con questi elementi. E poi la dimensione, secondo me, di narrazione immersiva la puoi fare solo unicamente facendo riferimento o al cinema o a esperienze letterarie sperimentali. Io prima citavo l'Ulipo perché è la prima cosa che mi è venuta in mente, ma anche alcune cose di David Foster Wallace, no? Che è una cosa che mi ha colpito molto di Foster Wallace, che lui utilizzava le note dei suoi libri come se fosse una narrazione a parte del testo. Quindi ha preso un format, cioè libro con le note, però portando avanti quel tipo di linguaggio. Quindi secondo me la cosa che somiglia di più, sempre parlando a voce alta senza avere grandi riferimenti, la cosa che somiglia di più alla progettazione di un'esperienza immersiva, di un bene culturale, mantenendo saldo però la dimensione culturale dell'evento, del bene, così dicendo, è la dimensione secondo me di progettualità, un po' come fa il cinema, che trasforma un testo lineare in una sequenza di immagini, valorizzando alcune cose e cancellandone delle altre, perché c'è un'esperienza circoscritta che devi piegare alle esigenze narrative. E secondo me questo dovrebbe fare un operatore culturale che vuole utilizzare questi strumenti, cioè nel senso capire qual è il nucleo di ciò che vuole dire, in che modo vuole dirlo, e quindi non fare solo un discorso di storytelling, ma utilizzare anche il linguaggio dei media, anche se poi non userà quei media, per cercare di far emergere il senso non dal racconto, ma dall'interazione che l'utente o il frequentante o il partecipante ha rispetto a quell'esperienza. Giusto per tornare alla cosa che mi trova molto d'accordo, alla dispensione di biografia esperienziale di un percorso culturale. Grazie, io volevo aggiungere proprio in scia con quello che è stato detto. Volevo fare una domanda che si lega alla precedente, al dottor Bennato. C'è un'evidenza del fatto che queste simulazioni, per esempio l'esempio che viene di fare il dottor Gallo, possono generare dei cambiamenti comportamentali? Cioè, per esempio, c'è un'evidenza del fatto che effettivamente ragazzi con un tipo di simulazione di questo tipo non avrebbero toccato la rete, insomma, questo penso che sia appunto uno studio di tipo sociologico. Sì, no, c'è un sacco di... tra l'altro la sociologia dei videogiochi, che studia proprio i videogiochi più o meno immersivi, c'ha tutta una letteratura ormai codificata, di effetti che noi già sappiamo che esistono.
Anche perché i videogiochi ormai adesso sono esperienze collettive. Io quando penso a un videogioco raramente penso ai, io sono ancora quello vecchio, cioè ancora sono con i videogiochi in cui ci gioco da solo, ma adesso i videogiochi nuovi sono tutti esperienze di tipo collettive, cioè devi far parte di un gruppo per risolvere i vari task. Quello, per esempio, uno dei videogiochi che va più di moda fra diciamo, i giovani adulti adesso è LOL, League of Legends, perché lui lì dentro puoi interpretare un personaggio all'interno di altri personaggi e quindi fare le cose in maniera collaborativa. Quindi in realtà c'è proprio tutta una sociologia che studia questo, questa cosa. La cosa che emerge, volevo tirando un po' le file di questa letteratura, è che la prima cosa che emerge con forza è la potenza narrativa dell'esperienza, quindi la dimensione narrativa è potentissima, ma soprattutto la dimensione di role playing, cioè quando tu chiedi ad una persona che gioca di interpretare un ruolo all'interno di un percorso narrativo, l'esperienza è talmente immersiva che le persone hanno difficoltà a staccarsi dal gioco o dall'esperienza di gioco. E soprattutto questo avviene soprattutto nei giochi collaborativi, cioè quando tu in realtà stai giocando con altre persone contemporaneamente, perché poi là c'è il meccanismo di rinforzo che stai lavorando in un gruppo per superare un task, un livello, ecco. Questa è una delle cose che ormai qua praticamente tutta la letteratura converge su questa cosa, tanto che è stato c'è un termine per definirlo, che si chiama effetto proteo, che è quell'effetto per cui tu, hai la consapevolezza di stare interpretando un personaggio finto, completamente finto, ma ciò nonostante l'esperienza di role playing è talmente forte che comunque tu superi quella dimensione di distacco. Si chiama proprio effetto proteo ed è stato studiato nella fine degli anni 90 con videogiochi di tipo World of Warcraft, che è un videogioco famoso perché ha fatto nascere questa cosa dei giochi collaborativi.